Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio di Madison. Eravamo praticamente qui, saltata la corrente, ci tocca andare in cantina. Grandma and Grandpa's room. Ok, la stanza del nonno e della nonna. Cioè, qui si mettono la foto davanti alla stanza. Bruttissime. Tipo una tomba. Ok, andiamo in cantina. Ma questo probabilmente è il generatore. Ok, il quadro elettrico. Come funziona? Quindi c'è qualcosa che va in corto. No. No. Ok, devo trovare la combinazione. Ah, ho risbagliato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, forse sì, la corrente è tornata. Cos'è? L'ho preso direttamente. Medaglione solare. Ok. Qui ci si può andare? Rumori bruttissimi. Ok. Busta della spazzatura. E poi? Non vedo niente di qua. Una porta. Chiusa. Ok, mi sa che dobbiamo tornare di nuovo sopra. Qua la corrente non è tornata, non si vede niente. Ah, ecco. Cos'è in fondo? No, una statua, ok. Porta aperta. Ok, il bagno del nonno probabilmente. It smells awful. The pipes must be clogged. Il nonno pieno di compresse. Ok, abbiamo una combinazione. Destra, 5 e sinistra. Ok. Bagno chiuso. Chains? Catene. Maybe I can break them with something. Compresse dappertutto. Qua non si vede niente. E adesso penso il bagno a due porte. Beh, ok. Qui niente. Ok, proseguiamo. C'è un'altra porta. Con un orologio chiusa. Televisioni, radio, compresse dappertutto. C'è qualcosa. Grandpa dedicated his whole life. Un orologio. Che non ci fa prendere. Porta naturalmente chiusa, i cassetti, qua c'è qualcosa? Fanculo, cos'era quel rumore? Qui c'è qualcosa?
qui. Niente. Non è che bisogna solo il martello. Una porta. Ah, questa penso sia la cucina, ok. Ok, ok, ok. Cosa è caduto? Niente. Qua si apre, ma non c'è niente. Ma si aprono tutti. Tranne questo. Bruttissime queste aperture comunque. Ok, giù. C'è qualcosa qui. Ottimo, una chiave. Ok. Di qui niente. Sono finite le porte. Niente. Un disegno. It was so nice having both houses connected. No, le case erano collegate. Have breakfast with grandpa every morning. Ok, disegno bruttissimo. Continuiamo. Cos'era là dietro? Un orologio. Ok, probabilmente dobbiamo ascoltare quella cassetta che abbiamo preso giù nell'episodio precedente. Vai! From the moment of first contact, ok, già è troppo tardi. It is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, so Dad thinks, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Ok, devo stare larga dagli insetti. There's just no way. I can't be possessed.
There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Oh, God. Ok, iniziamo subito con i primi sintomi. A door. A red una porta rossa. Door. Forse quella che stava raggiungendo. Is this what that man was talking about? It can't be sì, happening. Sì, è caduto a te. Ok, andiamo. Cos'è? Apri il quaderno. Eccola qua, la porta rossa. The basement door? Sì, la porta della cantina, è proprio lei. Ok, quindi ci tocca, penso, scendere in cantina. It has no signal. Non c'è segnale, naturalmente. Questo non pagava le bollette, quindi hanno staccato tutto. Vabbè. Andiamo in cantina. Qua c'è sempre il bagno. Ok, proviamo a correre un poco. Sembra questo graffito bruttissimo. Eccoci qui in cantina, scarafaggi. È chiusa. Abbiamo qualcosa. Proviamo sempre con la foto. Ok, cosa è uscito dalla foto? Scena del crimine, polizia. Bene, bene, bene. E la porta magicamente si apre. What? What is this place? Cos'è questo posto? This is impossible. What's wrong with me? Ottimo, una pala. I'm carrying too much already. I'm carrying too much already. Ma quindi c'è un limite di cose. Ah, 8 su 8, ok, abbiamo scoperto anche questo. Ci siamo tenuti la cassetta inutilmente. Vabbè. Those symbols. I've seen them before. Ok, ci sono dei simboli e tre lucchetti per entrare in questa zona. It looks like a crime scene. Tre o quattro, tre? Ok, il quarto non c'è, quindi tre lucchetti. Vediamo come è venuta la foto. Cos'è là dietro? Ok, questo è il simbolo che probabilmente abbiamo fotografato giù. Adesso ecco, allora il simbolo è così, quindi forse dobbiamo fare quei simboli, quindi luna. Ok, andiamolo a provare.
io già le ho dimenticate. A parte la luna. Verso giusto, però allora ragazzi, allora luna. Sbagliati tutti. Non li posso più cambiare. Ah, ecco, avevo messi già bene. Che paura. Che paura. Vabbè ragazzi, prima di scendere io vi saluto per questo episodio e ci vediamo al prossimo. Proviamo così a scendere in questo pozzo. Ciao ragazzi.